Buongiorno a tutti e ben ritrovati al consueto aggiornamento sulle condizioni meteorologiche previste per il fine settimana. Finalmente possiamo dire che è arrivata l'estate, infatti saremo interessati da un promontorio di alta pressione associato all'espansione dell'anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo. Questa struttura costituirà un blocco per le perturbazioni atlantiche che scorreranno prevalentemente sull'Europa centrale. Nel dettaglio, sabato prevarranno condizioni soleggiate su tutta la regione, ad eccezione dello sviluppo di nuvolosità cumuliforme a ridosso delle Alpi nelle ore centrali della giornata, che potrà sfociare nel pomeriggio in qualche debole ed isolato rovescio o temporale, sempre a ridosso della catena alpina. La ventilazione soffierà debole da ovest in quota, mentre domineranno le brezze nelle valli. L'alta pressione non determinerà variazioni significative delle temperature, che si manterranno quindi sui valori tipicamente estivi, soprattutto nei valori massimi, e valori dello zero termico prossimi o lievemente superiori ai 4.000 metri. Domenica prevarrà l'alta pressione nordafricana sul Mediterraneo, ciò a causa dell'ingresso di una perturbazione sulle coste atlantiche europee. Avremo ancora condizioni generalmente soleggiate, con sviluppo di cumuli a ridosso dei rilievi alpini, che determineranno nelle ore centrali della giornata una nuvolosità più irregolare, con possibili rovesci sparsi di debole intensità. La ventilazione, sempre di debole intensità, inizierà a ruotare dai quadranti sud-occidentali in quota, mentre continueremo ad avere brezze nelle valli alpine. Le temperature si manterranno stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi. Non si avranno variazioni significative della quota dello zero termico, che oscillerà quindi sui valori intorno ai 4.000 metri. Viste le condizioni di intenso soleggiamento, soprattutto in quota, si raccomanda di consultare il bollettino sulla radiazione ultravioletta, emesso quotidianamente e disponibile sul sito di ARPA Piemonte. Anche per questa settimana è tutto, vi auguriamo un buon fine settimana.